presented by Geoconomicon.net. O intraprendo la strada del dire va bene, mi piace l'idea, la sviluppo io, ma significa assegnare 2-3 persone a quell'idea e farli lavorare spesso anche un anno e con dei costi che non vi sto neanche a spiegare. Altrimenti sono 3 in realtà le strade. La seconda è rigettare l'idea e consigliare di rivolgersi a un altro editore. La terza è quella di consigliare e indirizzare l'autore verso una serie di possibili sviluppi, cioè dire guarda, l'idea è sicuramente positiva, molto valida, ti suggeriamo però di proseguire verso questa strada. E non tutti spesso sono disposti a mettersi in gioco e dire sì, ok, va bene, recepisco l'informazione da te che magari hai più esperienza e incomincio un lavoro di sviluppo, di affinamento che sono necessari se vogliamo che poi il prodotto possa uscire. È impensabile accettare da casa editrice per dire 5 idee brillanti e svilupparle tutte in house per, non lo so, i prossimi 10 anni, cioè non è un suicidio economico. Ma io devo dire che condivido molto questa analisi, nel senso che secondo me in Italia ci sono state delle scelte molto coraggiose di grandi esempi. Lo cito non perché è qua presente, ma perché credo che sia stato veramente un grande esempio di successo come Bang, okay? Che è stato un gioco che ha uno dei pochi giochi 100% italiani che ha portato qualche cosa di nuovo nel mercato ludico, non solo italiano ma anche europeo. È chiaro che secondo me in Italia c'è un problema di cultura legato al gioco da tavolo. Quando io vedo che il mercato tedesco un semplice premio può voler dire aumentare la distribuzione e la produzione da 5-6 mila coppie, okay? Semplicemente la vittoria di un premio come quello che viene attribuito ad Essen vuol dire portare la produzione di questi giochi a 25-30 mila pezzi, okay? Stiamo parlando all'anno, okay? Sì, e questa è la base di partenza, poi i numeri sulla distribuzione tedesca arrivano anche a 150, 200, 300 mila pezzi. Allora capiamo che il gap culturale che c'è in Italia legato al mondo dei giochi è enorme e c'è secondo me da parte di tutte le aziende del settore la necessità di fare un'analisi molto attenta a questo problema, perché è questo il vero limite che oggi in Italia viene riscontrato legato al mondo del gioco. Sì, grazie. Noi ci siamo concentrati in una prima fase sulla localizzazione di prodotti, concentrandoci sulla scelta di una serie di prodotti originali e molto validi presenti sul mercato internazionale. In questo momento stiamo sviluppando alcuni prodotti internamente e ci sono più autori italiani che ci hanno sottoposto prodotti con cui stiamo lavorando e sviluppando dei prodotti, diciamo, tutti italiani. Giusto per unirmi un po' al coro dell'accordo nei confronti delle considerazioni di Luca, io devo dire chiaramente nella facile posizione dell'esterno, dalle linee di produzione, che parlavamo di autori italiani giustamente, però la sensazione che si ha è che qualche volta la catena del valore della produzione di un gioco in scatola non sia sempre settata sui valori di eccellenza in tutti i livelli, nel senso che è un po' un errore italiano in genere quello di magari avere dei grandi picchi su degli aspetti e poi cadere su aspetti che possono anche essere di natura realizzativa, legati alla fretta, all'esigenza di uscire, di chiudere, piuttosto che all'errore di un tipografo. Chiaramente parliamo di prodotti in genere del mercato del gioco, non necessariamente dei qui presenti, però sono parecchi i giochi che sono usciti con errori di leggibilità sui prodotti e sui materiali. Beh, è un po' questa cosa, cioè in Italia abbiamo grandi picchi, grandi eccellenze, poi magari sullo stesso prodotto c'è la scivolata che rovina un po' tutto quanto. Ora, fino adesso siete stati bravissimi, vi faccio un paio di passaggi in flash, così poi lasciamo 5 minuti alle domande. La prima cosa che vorrei chiedervi è relativa alla distribuzione.
parlavamo del grande numero di pezzi tedeschi. I tedeschi a Essen, per esempio, fanno uno svecchiamento di magazzino che è la gioia dei giocatori bulimici di tutta Europa e non solo. Producono tanto, svendono anche tanto, vendono in tutti i modi e secondo tutte le linee di distribuzione possibili e immaginabili. I giochi sono nei supermercati piuttosto che online, piuttosto che nei negozi specializzati e così via. Pensate che parlando del gioco, chiaramente di quello che normalmente può essere il nostro ambito di interesse, i negozi specializzati continuano ad essere lo zoccolo duro della distribuzione. È arrivato il momento, sta per arrivare il momento per tentare altre linee di vendita, quindi internet, quindi la mass market e così via. Giochi Uniti, che dovrà venderne tanti di titoli. Sì, sì, no, sicuramente i negozi dello specializzato rappresentano uno zoccolo duro, almeno per una parte del nostro catalogo. Però diciamo il nostro catalogo si compone di tre brand principali, di tre brand distinti in questo momento. Ce n'è uno dedicato appunto anche al mass market e io credo che vada comunque posta un'attenzione ai prodotti anche per diciamo le fasce di età più basse, perché è quella la fascia dove si crea il giocatore di domani, quindi in un'ottica di periodo più lungo credo che proprio perché ragioniamo su come questo segmento possa espandersi vada fatta attenzione a prodotti per l'età più bassa, che solitamente oggi diciamo non sono appannaggio di almeno del mercato specializzato, ed è uno dei brand che invece stiamo sviluppando e su cui quindi stiamo cercando dei canali diversi. Ma il mass market è gioia e delizia di questo mercato, secondo me, nel senso che le strategie commerciali e di distribuzione che Wizards of the Coast ha deciso di applicare negli ultimi due anni spingono, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in direzione completamente opposta. L'obiettivo è di regalare e di dare ai giocatori una game experience seria, basata sul divertimento, sulla aggregazione. E questo secondo noi non è possibile farlo all'interno del mass market e dei canali distributivi impersonali. Quindi Wizard da tre anni a questa parte ha deciso di investire in quelli che sono i negozi di hobbistica e specializzati, ha deciso di spingere questi negozi e di sostenerli al 100% con tutta una serie di progetti, investimenti, pianificazioni, cambi di strategie che oggi portano agli ottimi risultati, perché stiamo parlando di una crescita del mercato dei trading card game che già è enorme, del 38%. Quindi non è vero, secondo noi, e i fatti lo dimostrano, che andare nel mass market vuole dire vendere di più. Vuol dire si tratta semplicemente di sapere investire in certi settori e avere anche la forza di farlo, secondo noi. Noi sicuramente ci affidiamo alla specializzata come zoccolo duro per i titoli tipo Bang e Lupus in Tavola. Bang, tra l'altro stiamo giocando oggi, domani giocheremo le finali nazionali del campionato 2010 che si è tenuto sempre in collaborazione con negozi specializzati e associazioni. Parallelamente abbiamo lanciato, come abbiamo visto, la linea One in Fun, che invece prevede dei titoli che sono più diretti alle famiglie e unendoli a investimenti corposi nella promozione, quindi demo in store, pubblicità e via discorrendo. Faccio una nota, mi consentite, forse non tutti lo sanno, rispetto al mercato tedesco, è necessario sottolineare una grande differenza, che gli editori tedeschi vendono direttamente ai negozianti tedeschi, cioè il negoziante tedesco ha personale qualificato all'interno che sa spiegare i giochi e che sa approvvigionare il negozio di titoli che reputa più interessanti. Questo significa che un titolo che viene prodotto a 5 dall'editore viene venduto a 10 al negozio, il quale lo rivende a 20.
in Italia se un titolo viene prodotto a 5 e viene rivenduto a 10 al distributore, il quale lo rivende a 20 al negoziante, il quale lo rivende a 40. E quindi facciamoci due conti. Sì, credo che effettivamente abbia toccato un punto non trascurabile che rende il mercato italiano è già frammentario, molto frammentato, scusate, difficile. La grande distribuzione, per esempio, è sicuramente un canale che non può mancare, al quale non si può rinunciare, ma è anche un canale molto difficile perché non ci tratta ovviamente come fornitori di materia per loro definita primaria. Essendo Editrice Giochi comunque per loro un fornitore stagionale di prodotti che vanno bene soprattutto a Natale, è chiaro che non dà valore, non valorizza se non in quel periodo molto ristretto che va da novembre, dicembre, ottobre, il prodotto non lo mette, non gli dà valore, diciamo, non allestisce la zona in modo da rendere attraente il prodotto stesso. Per cui è chiaro che per il gioco e soprattutto per il gioco da tavolo lo specialista rimane indubbiamente il nostro cliente più importante. Dunque, gioco di ruolo e mass market sono antitetici per definizione, per cui noi ovviamente lo specializzato è il canale principale. L'unica anomalia che posso registrare è che quando siamo partiti come Asterion Press, in un mondo ideale si vedeva la casa editrice che vendeva a un distributore in esclusiva, il quale vendeva a tutti i negozi. Purtroppo l'Italia è impensabile. Una casa editrice per sopravvivere deve diventare distributore di se stesso, perché i numeri limitati rendono le marginalità scarse e quindi è impossibile semplicemente effettuare più passaggi. Questo a me è dispiaciuto moltissimo, era un passaggio che non volevo fare perché preferivo impegnare le risorse all'interno della produzione, dell'area editoriale, invece ho dovuto inventarmi anche delle risorse di carattere distributivo, di carattere di marketing, e questo penalizza alcune cose. Dunque, molto interessante l'analisi di David sul risultato della Wizard nello specializzato. Secondo me il punto critico è che alcuni tipi di prodotto per l'acquisto ripetitivo si prestano a costruire una grande azienda anche su una platea limitata di utenti, mentre ovviamente questo non è possibile per il gioco da tavolo, in cui comunque il singolo utente acquista un singolo prodotto, quindi il mercato può crescere soltanto allargando la platea. Ciò detto, indubbiamente in Italia, per tutti i motivi culturali che abbiamo accennato prima, è evidente come il gioco da tavolo sia oggi come oggi destinato ad essere assolutamente secondario nell'ambito allargato della grande distribuzione. Soprattutto mi sembra molto più percorribile, e mi sembra anche che in questi anni ci siano stati risultati concreti, invece una crescita della distribuzione specializzata, nel senso che a fianco del tradizionale negozio hobbistico di giochi d'avventura, quindi Magic, Games Workshop e giochi da tavolo, sempre più ci sono negozi che sono alla fine degli specialisti se stessi. L'esempio migliore in Italia è probabilmente la catena Città del Sole, e che però portano il gioco da tavolo a contatto con un pubblico che normalmente non ha tantissime possibilità di incontrarlo, perché non entrerebbe magari in un negozio specializzato tradizionale. Quindi l'allargamento a specialisti del giocattolo qualificati, a catene del gioco didattico educativo come Città del Sole, a determinati ambiti librari, secondo me sono oggi come oggi prospettive di crescita molto importanti.